Programma offerto da Story Città, rivista d'altri tempi, nelle edicole dell'Ametino o in abbonamento. Dal 1992, la storia siamo noi. Monsignor Vincenzo Puia, ricordiamo la figura di Monsignor Moietta. Lei è stato il primo sacerdote ordinato dal presule di Casale Monferrato di Brusasco, in provincia di Torino. Qual è il ricordo di quel giorno particolare? Anzitutto oggi compio 57 anni e due mesi, perché come il 29 giugno 29. La cosa più bella è quando ci ha ordinati. Eravamo io e Don Giuseppe Mazzotta. Ci ha parlato con chiarezza che non avrebbe avuto pietà se un giorno ci avesse detto: prendi la valigia e vai sul cucuzzolo di quella montagna, perché ormai non appartieni più a te stesso, ma appartieni a Dio. Sei un venduto a Dio. Le parole sono proprio queste, che non ho mai dimenticato in questi anni, perché mi hanno accompagnato, ecco, il mio sacerdozio, che ho cercato di vivere proprio secondo gli insegnamenti di Monsignor Vittorio Moietta. Quel giorno ci fu tutta una... la gente venne a prendermi a casa, e partimmo da casa, il parroco era Don Saverio Gatti, e insieme a me anche Don Giuseppe, siamo scesi con i confetti, i fiori che venivano buttati dalla parte storica della parrocchia e della città, via Torre. È stata una giornata indimenticabile. Qual è l'eredità spirituale più importante ricevuta nel sia pur breve episcopato da parte di Monsignor Moietta? Anzitutto vedere in ogni persona la figliolanza di vita. Ecco, la teologia di Dio Padre, la paternità di Dio. Dio è padre di tutti. E questa è la chiave che poi apre ogni cosa. Perché quando dico il Padre nostro, non dico padre mio, padre di tutti. E mi devo sentire figlio di Dio, ma fratello anche degli altri. Non posso dire questo è un nomade, questo è un immigrato. Siamo tutti... perché Gesù è stato mandato per salvare non l'Europa, non l'America, ma per salvare il mondo intero. Questa è una cosa più bella, perché mi ha in questi anni veramente sostenuto. Così pure lo stare accanto ai bisognosi. Io ho lasciato la parrocchia quasi 10 anni fa, 9 anni fa, e come sono uscito ho detto: che cosa devo fare adesso? Anzitutto venero il canone che mette di 75esimo anno come limite di età. Allora io ho fatto questo, sono stato da un notaio e ho fatto un'associazione, Omnia in Caritate Ollus, e con i miei risparmi, ecco, li ho messi a disposizione della gente, soprattutto dei più poveri. La cosa è stata riconosciuta anche dalla regione come personalità giuridica. Per qualche anno ho avuto anche il 5 per 1000, ma la gente non riesce a percepire bene questo qui. Ho detto: non lo voglio più, perché se necessario metto le mani in tasca per quello che ho dopo. Stare accanto agli studenti che non riescono ad andare avanti. Abbiamo fatto borse di studio, sia in parrocchia, sia come sono uscito, sia nella parrocchia. Sono stato aiutato dalla Federfarm, sono stato aiutato da tanti parrocchiani, ma soprattutto, ecco, adesso, ecco, sono a contatto con tanta gente, perché c'è una crisi che tocca proprio anche i ragazzi giovani,
e per far sentire che noi siamo sensibili, ecco, alla vita di ogni persona, di ogni giovane. Don Enzo, come ricorda l'ingresso in diocesi di Monsignor Moietta? Era il 25 aprile del 1961, lei era seminarista. Io ero diacono e la commissione mi diede un compito nella strada che viene dal mare, da Santa Eufemia fino a San Biase. C'era una casa di ruta e io ero là con una colonna tronca e gliel'ho consegnata. E poi l'ho seguito, lui mi ha abbracciato perché c'è il diacono, mi fece capire che sarei stato ordinato sacerdote. No? E poi lui si è fermato anche a San Biase. Si volle fermare a San Biase, che in mezzo alla gente, la calca di persone, così. E poi siamo arrivati in cattedrale, tra la gente non entrava neppure sul corso, tanta gente c'era. Quando avete appreso della malattia di Monsignor Moietta, in quale circostanza? Almeno lei personalmente. L'ho saputo quando era già stato indetto il concilio, si parlava di una sua presenza o non presenza. Poi fu mandato a Niguarda e ecco, questo qui bisogna mettere in evidenza. Quello che tra qualche mese sarà canonizzato Paolo VI, allora era arcivescovo di Milano, e a Niguarda li andò a trovare e lo incoraggiò moltissimo. Una malattia che ci ha un po' scombussolato tutti quanti perché c'era un progetto ardito, interessante, che non guardava soltanto la sistemazione di una città, ma la soluzione di tanti problemi, prima di tutto della Chiesa, la Latina, e poi certamente una mano anche per risollevare tanti giovani, tanti ragazzi che stavano a casa soltanto a dolce far nulla. Ricorda le ultime ore, l'agonia? Sì, sono stato, anzitutto, ho avuto la fortuna, mentre lui era disteso, un curia sopra nell'episcopato, parlare con lui. E lui, come mi vide, mi disse: ecco la nostra speranza. Avremmo voluto correre, quelle frasi che poi lui ha ripetuto spesso, no? Correre, ma il Signore ci ha fermato. Il Signore si è fermato. La destinazione di Conflenti fu proprio questa. Lui là voleva fare un grande centro di irradiazione. Io cominciai a lavorare scrivendo dove c'erano conflentesi. Risposero in un modo meraviglioso i conflentesi del Canada, dell'Australia e di altre parti. E ne aggiornai anche il vescovo incaricato, vescovo calabrese, che era da Monsignor Raspini, che era vescovo di Oppido Vabertina. Sì, questo lui aveva proprio, vedeva le nostre parrocchie che si svuotavano, perché andavano a lavorare fuori in Argentina, in altre parti. Lui cercava di venire incontro a questo. Ma la cosa anche che mi ha impressionato, la prima missione che ha fatto da Conflenti la prima volta che la Madonna è scesa in città. E abbiamo incominciato da San Teodoro. Io ho fatto il missionario di San Teodoro e Santa Lucia. Alla fine mi sono trovato le gambe grosse così perché salivo e scendo con quelle scale. Ecco. E poi la sera andavamo là dove si vendeva l'osteria. C'era la frasca, c'erano tutte queste cose qui, no? Ecco, andavamo lì, dice: no, dovete vedere in chiesa. Sì, uno mi disse: dovete bere un bicchiere. Il vescovo aveva detto: anche se mi invita a bere un bicchiere, bevetelo. E allora abbiamo bevuto il bicchiere. Però la sera abbiamo avuto tutti gli uomini nella chiesa di San. Questo è un particolare, un aneddoto, un episodio che non dimentico, proprio San Teodoro. Don Enzo, come sarebbe stato se Monsignor Moietta fosse vissuto più a lungo e fosse rimasto più a lungo in diocesi? Tante cose sarebbero cambiate, tantissime.
ai vescovi che lo hanno succeduto, pensa al signor Luisi, addirittura lo conosceva, era stato un corso di esercizi che lo conosceva, tutti i vescovi veramente bravi, sono impegnati, ma il carisma suo era un carisma missionario, proprio lui sentiva proprio il peso del mandato e lo voleva e lo comunicava a noi anche quando ci faceva i ritiri. Questo mandato, siete dei mandati, non siete più voi, siete il Signore che vi accompagna. E questo infondeva tanta serenità, tanta gioia e anche tanto impegno, perché ognuno poi là veniva fuori la propria formazione umana e spirituale pure, no? Perché uno si sentiva uomo e si sentiva anche cristiano, si sentiva anche sacerdote, come nelle mani di Dio e come strumento efficace, anche se siamo sempre inefficienti, della Chiesa nel mondo. Ci si chiede spesso perché è così breve questo episcopato, perché questo progetto di Dio è stato così limitato. Fu paragonato a una meteora. Questa fu una meteora che passò e lasciò una scia luminosa. Ecco, certamente ci fu un risveglio. Ci fu un risveglio, senza dubbio. Ecco, adesso molti non ci sono più, ma quante persone avrebbero voluto dire, avrebbero voluto testimoniare l'incontro di una volta o di due volte che hanno avuto col vescovo. Ce n'è qualcuno adesso, chissà, che dico a Cortale, a Maida, a Platania, a Pianopoli, ci sarà qualcuno. Ma, ecco, siamo in ritardo, però in questo siamo in ritardo, perché il popolo avrebbe detto delle cose. Tu pensi, io ho riflettuto, il Papa Francesco ha sentito il bisogno di andare a pregare sulla tomba di Don Tonino Bello. Qui c'è stato un Papa, è entrato in cattedrale, è stato nell'Episcopio, ma non ha fatto un gesto, perché noi non siamo riusciti a comunicarglielo. Siamo riusciti a comunicarglielo. E certamente un Papa non è che fa le cose così all'improvviso. Avremmo dovuto fare di più per lui. È stato fatto tanto, e veramente io sono contento di te e di tante altre storie città, poi ho avuto un compito speciale, no? Che dico, Don Gigi Giuliano, scrisse Don Antonio Mariella, ha fatto una cosa bellissima, anche i vescovi, ciascuno la prima volta ha fatto qualche cosa per lui, ma si è bloccato lì una questione. La colpa è nostra, perché l'abbiamo questo difetto noi lamentini, abbiamo di far morire le persone, sono morte, basta. Noi, la gente vive. Tu pensa, Don Mottola, io l'ho conosciuto davanti alla cattedrale, me lo presentò Monsignor Maiolo, Monsignore dice, questo qui entra in seminario, mi ha guardato negli occhi, segui questa strada e ti troverai bene. Voglio dire, il beatico, io avrei voluto vedere almeno venerabile, e ne sento un peso, credi, ne sento un peso, perché dico... Ma chissà... Sì, certo, il Signore fa queste cose, che vede la nostra, poi c'è stata buona fede, voglio dire, non è che c'è stato nessuno, assolutamente, perché è stata una cosa generale, non c'è stato nessuno che ha detto sì, però, assolutamente. Io poi ero molto amico del giudice Ferlaino, il giudice prese in mano tante cose, allora andò a... lì a Casale Monferrato, a Conflenti lo aiutò molto. Ma quando è arrivata la notizia della malattia, io ho alzato le spalle e dice, è una malattia incurabile, cioè la morte, abbiamo visto un santo e poi basta. Adesso parliamo delle altre figure di vescovi. Lei ha conosciuto Monsignor Giambro? Sì. Ecco, Monsignor Giambro era un po' all'opposto di Monsignor Moietta. Sì. Quindi figlio di un'altra scuola di fine Ottocento. Ecco, che ricordo ha di Monsignor Giambro? Quando sono andato, è successo quello che è successo anche a Don Antonio, quando sono andato per dire, Eccellenza, io vorrei entrare in seminario,
Allora la mia famiglia era di 7 figli, il mio papà soltanto lavora. Vuol dire che non è la vocazione. Ma era il suo modo di vedere, sono un sant'uomo. Quando poi sono entrato in seminario, lui mi diede, dato che ero già un giovanottone, avevo 17 anni e qualche mese, mi disse: non puoi aspettare fino all'8 dicembre a metterti la talare, devi farlo prima. E diede a me il compito di dire a Don Antonio Pileggi di fare questa. E fu l'8 ottobre del 1949, che era la festa del Rosario, del 1950, l'anno santo. Io sono entrato in seminario, sono 60 e 80, quindi la vita praticamente tutto andato. Quindi io ti devo ringraziare perché hai fatto un lavoro specialissimo che dovrebbe avere ogni biblioteca, non soltanto, ma anche in tutte le diocesi, sulla cattedrale. Veramente hai messo in evidenza delle cose che erano dubbi. Tu hai parlato con molta chiarezza, con molta chiarezza. Perché non è facile poi. Ecco, Monsignor Giambro non era molto amato dai, rispettato, ma non era molto amato dai nicastresi. Ricordiamo la processione del 1931 di Sant'Antonio soppressa. Ecco, perché? Era una questione di carattere. Sì, una questione di carattere, una questione, un santo. Lui prima era qui, era un docente, poi è stato fatto vescovo, adesso non ricordo, Cesena, vicino a quelle zone là. E mentre Monsignor Jacono, il successore? Monsignor Diacono, ecco, un vescovo, pensa. Uno allora era l'unico laureato in Sacra Scrittura che ha difeso la tesi davanti a Pio X. Era venuto con tanta gioia pure lui. Poi in situazioni, lui veniva a Via Torre, a casa mia, mi prendeva e andava a passeggio. Poi andavamo di là, scendevamo per Sant'Eloro. Era un uomo pieno di scienza, ma anche pieno di pietà. Un uomo che pregava. Poi certamente, no? Ha trovato l'eredità del suo predecessore, quindi ha dovuto portare un po' la croce. Che non è riuscito a reggere per molti versi. Sì, penso. Non era portato per. No, lui era un ottimo docente. Anche come padre, voglio dire, si è dimostrato anche squisitamente paterno. Ma quando ha potuto, poi c'erano, pensa, la diocesi era fatta di ex frati, la mancanza di vocazione, quindi i vescovi che abbiamo avuto sono state persone brave, però hanno trovato questo passo il convento. Monsignor Renato Luisi fu il successore di Monsignor Noietta, quello che poi salvò la diocesi. Io ho un ricordo bellissimo perché mi trovavo, pensa, a Botte Santa Lucia. E una sera venne di notte, proprio era notte, mi bussò, eccellenza, ci voglio sapere come fai a vivere. Eccellenza, qui c'è la gente molto generosa, quando mi vede pallido, mi vede questo sacerdotino di 27-28 anni, viene, mi porta che dico l'uovo, ammazza l'uovo, queste cose qua. No, devo andare a insegnare. Mi fece andare via. La macchina l'ho comprata dopo 6 o 7 anni, che ero sacerdote, non pensavo di andare manco in bicicletta. Quindi, poi da Motta, e cominciava: ho bisogno delle tue spalle. E mi mandò a Tiriolo. Tu pensi, dopo 50 anni, giorno 5, mi hanno chiesto di andare a Tiriolo. E mi è venuto in mente proprio quello che diceva Monsignor Moietta: chi ti incontra non si deve mai dimenticare di te. E quindi sono stato accolto in un modo che io sono rimasto. E adesso anche Motta mi vogliono dare la cittadinanza onoraria, quindi. Vedi, le profezie, queste qui, secondo me, io le devo proprio a lui perché diceva queste qui, nessuno si deve dimenticare.
deve lasciare il segno che sei un altro Cristo, insomma, che sei uno che puoi rassomigliare a lui. E perché Monsignor Luisi, dopo aver salvato la diocesi, decise di abbandonarla e andare in missione in Brasile? Quale fu la motivazione? Sì, lui fece una visita pastorale abbastanza seria e trovò delle cose che non andavano. Poi, comunque, lo volevano a Napoli i gesuiti, volevano il cardinale a Napoli. Lui, le amicizie aveva anche Moro, allora noi fummo salvati come diocesi. E lui divenne amministratore pastorale di Tropea, Nicotera, quindi quella parte della diocesi passò a noi perché gli altri poi presero la parte del nord Colossi, di Bianchi. No, dolcissimo. Poi siamo andati con Mario a trovarlo dopo, quando è tornato dal Brasile. Lui ci offrì un viaggio proprio sul tavoliere San Michele. Lo trovammo in gamba, si era messo a fare un giornale così. Sì. C'era pure con noi Don Antonio Peleggi, sì. No, un vescovo. Allora, concludiamo poi con Monsignor Palatucci, che fu il successore di Luisi, e poi ci fu Monsignor Rimedio e attualmente Monsignor Cantafaro. Ecco, il ricordo di Monsignor Palatucci. Palatucci, aspettavamo proprio un vescovo esterno. E venne una persona di una umiltà disarmante. Io fui anche presente, ero parroco a Tiriolo, e andai alla consacrazione. Monsignor Togiaschi lo consacrò e mi accorsi proprio che era di una umiltà disarmante, veramente. Quando lo invitai a venire a Tiriolo, lui si era dimenticato l'anello. Eravamo in Piazza d'Armi, Eccellenza, ma l'anello, vabbè, non fa niente, tanto. Quindi fu accolto, io ho preparato tutte quelle cose necessarie, no? Arriva il vescovo, mi davo io, ma lui dice: ma che fai? Eccellenza, è sempre il pastore lei. Quando veniva, è venuto una volta per fare la visita pastorale, poi si è andato sotto un albero a leggere un libro. Dice: ma il vescovo è abituato, è una grandissima umiltà, veramente. Un ricordo pure bello, poi una volta se n'era già andato al cava, mentre io uscivo da casa, abitavo qui allora, l'ho visto così, Lorenzo, Lorenzo, però poi dopo subito si chiuse, si vede che è ammalato un po', no? Sì. Allora, grazie Monsignor Renzo Puia per questa rievocazione. Abbiamo fatto un breve viaggio attraverso i vescovi nel tempo, con particolare riferimento a Monsignor Moietta. L'augurio è che si possa riprendere quel processo per renderlo quantomeno venerabile, perché sino a qualche anno fa c'era sempre una fila di persone che in alcune ricorrenze deponevano dei fiori sulla tomba in cattedrale. Vedo, trovo spesso fiori freschi. Si è fatto dimenticare, Monsignor Moietta. No, 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 assolutamente, 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 perché già c'è quelle fotografie con lui che era in questo modo, che è diffusa in un modo. Grazie, grazie per l'intervista. Grazie per quello che stai facendo, che il Signore ti benedica.